Benvenuti al secondo appuntamento delle recensioni dei film indipendenti italiani che non hanno avuto distribuzione o che se la meriterebbero, che comunque saranno per essere distribuiti o comunque sono stati distribuiti a merda, quindi un po' più o meno questo è il succo. E visto che ho parlato dei giorni dell'olio del Misischia, visto che siamo durante i giorni del FPD Horror Festival, visto che Daniele è in concorso con un corto e con un trailer, e ve lo presento, questo è Daniele Misischia, finalmente lo vedete di faccia, sapete chi insultare per il film, direttamente stavolta, sì, sì. E per la recensione. E ci vuoi di te due parole sui giorni dell'olio, visto che ho parlato? Una notizia che non sapeva, qualcosa. Non sapevo un cazzo, io sono andato per quello che Il giorno dell'odio, cioè c'è poco da dire, perché il giorno dell'odio è quello che è poi nel film, cioè un film fatto con niente, e si vede che è fatto con niente, ma è voluta questa cosa perché... non avendo niente, non avendo soldi, avendo pochissimi mezzi a disposizione, ho puntato proprio su una storia che si potesse raccontare nel modo più sporco possibile, più movimentato possibile. Poi questa cosa a qualcuno è piaciuta, a qualcuno meno, però è comunque una scelta stilistica presa in partenza. È un film molto di pancia, molto istintivo, e a molti è piaciuto, questo mi fa molto piacere, perché tuttora, essendo un film del 2000, girato nel 2011, finito nel 2012, ancora ne vado soddisfatto e sono contento di averlo fatto insieme a Claudio Camilli, che è l'attore principale e il produttore insieme a me. I progetti? Sta per uscire la tua produzione di Adrenaline? Adrenaline, sì, è un film che organizzato da me, composto da 10 episodi action thriller di 10 registi differenti, tra cui io, e adesso nei prossimi mesi vedremo di mandarlo un po' in giro per festival anche fuori da questo paese e cercare una distribuzione anche piccola per fare in modo che questo film arrivi a un po' di persone, non per forza attraverso YouTube. Tra poco inizierò le riprese della nuova serie dell'Ispettore Cogliandro, da maggio a settembre, per la regia dei Manetti Bros. Per me è un lavoro grandioso da fare, sono molto contento ed è comunque un'esperienza per me formativa, perché comunque in questo lavoro bisogna sempre continuare a imparare cose, a fare esperienze, a conoscere persone che fanno il tuo stesso lavoro e che ti possono dare qualcosa per farti crescere anche artisticamente. Possiamo cacciare intanto con noi, sarà con noi purtroppo per 3 giorni, ci vediamo tutto il giorno. Si è anche comprato Death Watch di Michael Bassett, ho già visto come è un bel film, un bellissimo film. Perfetto. Quello di guerra ambientato nelle trincee è fantastico. Bassett è un regista sottovalutato a bestia. A presto, buon proseguimento. Dopo finalmente ha avuto un ospite, il primo ospite, si spera nel prossimo video, visto che adesso parliamo di... dovevamo in realtà parlare di Chismi Lorena dei Ricaoni, avevo annunciato l'altra volta, ma siccome comunque Chismi Lorena ha avuto anche quello tante visualizzazioni, vorrei parlare stavolta di un film proprio invisibile, uno di quei film che si è stato visto in pochissime rassegne. Il film di cui parlo si intitola I Wreck You. Film girato ormai anche un paio d'anni fa, ho finito di girare tutto, come ho detto ho avuto la fortuna di vederlo a Foligno, all'Horror Festival che fanno tutti gli anni, dove sono sempre ospite ben accetto fortunatamente. Tra l'altro al momento non si trova Erecchio in giro. No, Erecchio non esiste. O l'hai visto in un festival o non lo vedi, io sto cercando di vederlo, non ci sono. Solo i trailer su YouTube, io ce l'ho in culo a te, ma questo è un altro discorso. Vabbè. E Erecchio è un film interessante perché è un film proprio fantastico, stile anni 80, sia nella messa in scena che nella scrittura dei personaggi, sia nella narrazione, che però richiama fortemente al presente, sia per come è stato in realtà costruito che per come è stato messo, diciamo così, in scena. Allora, il film tratta la storia di questo ragazzo che perde la madre da giovane e che vede la vita attraverso sempre un occhio al posto, una macchina che ha sempre una macchina da presa al posto di un occhio, si mette questa diciamo imbracatura alla testa e vede il mondo attraverso questa e riprende qualunque cosa. La storia in realtà è semplice, è lui
il fratello e un'altra che si ritrovano in un mondo dentro una videocassetta della quale lui era fissato, di questo film horror anni 80 che girava sempre quando era bimbo, si trova all'interno di questo mondo per dover salvare la ragazza di cui si era innamorato fuori dal mondo e che doveva essersi suicidata e tutto il resto. Quindi la trama non è di, è che il, lo sfascia la costruisce, la decostruisce a seconda dei tempi e dei ritmi narrativi che lui preferisce. Prima di tutto bisogna citare che sin dall'inizio colpisce il fatto che in un cameo abbastanza lungo c'è Terry Gilliam, che comunque è uno dei registi che preferisco al mondo, che preferiva lo sfascio al mondo e che è riuscito a portarsi nel film senza dargli una lira. Essenzialmente l'ha conosciuto perché è un noto beone, è un noto briao, Terry Gilliam, e quindi gli piace l'Italia perché viene a bere vino buono, e lo incontrarono e gli disse che era un regista, complimenti, tutto il resto, e mi pare che vede sto Gilliam, fammi leggere la sceneggiatura, gliel'ha fatta leggere, gli è piaciuta, era libero un giorno, è andato lì, preso in macchina, portato a bere e portato a girare e fa il professore, ed è interessante. Nel film è una produzione in realtà anche dei Licaoni, è una coproduzione, quindi infatti nel caso recitano all'interno piccolissime parti anche Izzo, Aretti, è interessante, hanno chiamato tutti tranne me queste merde, comunque non è un problema perché non mi conoscevano ancora, Licaoni sì, ma non lo sfascione. Resta il fatto che è un film veramente girato in maniera assurda, prima di tutto perché è girato senza quasi un euro e budget zero, eppure lo sfascia insieme a Camme, un ragazzo di un'altra associazione che gli ha fatto tutti gli effetti speciali, tutti i mostri a mano, è riuscito a creare una storia fantasy, cosa che non esiste più in Italia da una vita, in più è riuscito a crearla in maniera veramente originale, perché quando loro si trovano in questo mondo di pellicola, ad esempio, mi ha confidato Federico che in realtà l'ha girato tutto nel suo garage con questi metri di pellicola buttati in terra e cercava di far cambiare angolazione ogni volta, faceva un po', sembra un po' un film girato come li faceva Mario Bava, cioè c'ho il poco che c'ho lo sposto e gli do un altro tipo di fotografia, lo riprendo in un'altra maniera, sembra un'altra cosa, ed ha fatto appunto questa storia che è veramente interessante. Poi il film è girato molto bene, è chiaro i riferimenti dello sfascia, al di là della sua pseudomania con la quale io mi diverto sempre dei film di Stallone, Schwarzenegger e tutta la roba anni 80, giustamente con cui è cresciuto, però non a caso il protagonista del corto, il ragazzino, ha la maglietta di Rocky per tutto il tempo, ha scritto Rocky. In realtà di questo tipo di genere di cinema io non ci ho trovato niente, cioè, anzi ci ho trovato proprio il cinema anni 80 di Dante, di John Landis e di personaggi che tentavano di trasferire tramite storie fantastiche anche dei momenti e dei passaggi ironici o drammatici. È un film che ha vari generi al suo interno, nonostante sia un fantasy puro, ma girando appunto come un Gio Dante, come una cosa con la voglia degli anni 80, ma con uno stile che comunque richiama molto il moderno, quasi un film postmoderno, pulp in un certo senso. La prima parte è più comica, affidata al fratello del protagonista, e si intuisce già che il lavoro di direzione degli attori, di fotografia, è notevole. Non a caso Terry Gilliam non credo avesse intenzione di partecipare a qualcosa di modesto, non ha mai fatto, ma lo farà. E si capisce subito che lo sfascia ha un talento visivo proprio forte, forte, sia al di là di questi RQ, ci sono molti altri corti che ho visto dello sfascia che sono girati benissimo. Lo sfascia aveva già dimostrato nei miei occhi, avendo visto lì appunto a Foligno e a Marino Horror Festival, il suo talento nel raccontare piccole anche storie in cortometraggi, sempre di fantasy, sempre con gran belle ragazze e gran bei mostri. E con RQ praticamente secondo me aveva già raggiunto un certo tipo di maturità, cioè già un regista a cui dare in mano tranquillamente un set e farlo girare. Infatti sta girando per l'Alex Visani l'Empire Video Alien Win, quindi o almeno questa è l'ultima cosa che ho saputo, che siamo rimasti così con Federico, era un po' che non lo sento. E resta il fatto che comunque io questa RQ, come I Giorni dell'Odio, non è che faccio queste mini recensioni indie perché li conosco, siccome mi stanno arrivando ora 3-4 lunghi che mi avete mandato, siccome volevo fare questa rubrica solo sui lunghi indipendenti, non sui corti mediometraggi, ma proprio sui lunghi, mi sarebbe interessato, quindi parto dalle persone che conosco per il semplice fatto che li ho visti, e quindi parto dalle persone che conosco e che preferisco il film, perché ce ne sono altre decine che conosco e mi hanno mandato i lunghi da anni, ma che fanno cagare, non mi va di sputtanarli in micro. Quindi sarebbero più, proprio... che sarebbero più facili, sì, diciamo anche onesti, perché se cominciassi a parlare dei corti brutti ci vuole, sì, ne faccio 5.000 di video.
E comunque il film, dicevo, funziona benissimo, e la parte centrale tutta ambientata in questo mondo fantastico dove ci sono questi mostri che sono fatti come tutti di nero, con questi mantelli che hanno come armi il tasto avanti o il tasto dietro veloce del, okay, avete presente il simbolo quelli come simboli. È un mondo dove l'immaginazione supera la fantasia, dove la fantasia però è immaginazione. Quindi lo Sfascia è riuscito a fare un film che funziona su vari piani, sia quello del comico, sia quello drammatico, sia quello fantastico puro, che è difficilissimo con due pochi mezzi, con zero mezzi e con tanta però voglia di fare. Quindi Federico ha dimostrato allo Sfascia di poter gestire veramente qualcosa di più, ancora più grande. Non che questo film non lo sia, cioè per me resta uno dei film italiani più interessanti fatti negli ultimi anni, però non è ancora distribuito. Quindi è una cosa veramente assurda che nessun distributore o produttore italiano abbia detto: ci metto su due soldini, li do, glielo compro e lo metto in distribuzione anche in 40 sale e poi lo metto in DVD, visto che in DVD in Italia esce qualunque merda. E quindi non vedo perché di italiano, dico, non vedo perché non far uscire un film italiano di genere, che secondo me potrebbe anche funzionare tra i giovani e più che altro ha un pubblico di riferimento tra i 30 e i 50 anni, perché è molto anni 80, è molto ricercato ed ha proprio nel montaggio, nel ritmo e nella fantasia delle scelte visive proprio all'interno della messa in scena fatta con 3 lire, eppure non si direbbe, i suoi punti di forza. Se vogliamo dire, l'unica cosa negativa forse che è il film, si dilunga un po' troppo verso il finale ed ha eccessivi momenti di pathos che sembrano creare il pathos classico, no? Cioè, Pellegrino, quando lui ne parla adesso, il classico finale, sai che va su col pathos, ti aspetti, sei al massimo del pathos, ora qui è finito il film, invece lo fa 2 o 3 volte e questa cosa magari un po' fa perdere di sostanza verso la fine, nonostante il finale stesso sia in realtà sostanzioso e molto interessante. Quindi consiglio a tutti quelli che vedono in cartellone in alcuni festival, se poi lo Sfascia li manderà, che c'è questo RQ come praticamente o ospite speciale o proiezione speciale, di andare a vederlo. Uno, perché Federico è simpatico a bestia, quindi se andate anche a sentirlo a parlare vi ci divertirete parecchio, e in più perché il film merita veramente una visione sul grande schermo, perché è dettagliato, è particolareggiato ed è veramente ben girato. Con questa concludo, perché il nostro video sui video indipendenti devono essere appunto brevi e devono far parlare più il film di cui sto parlando che parlare io del film stesso. Resta il fatto che questa RQ non lo trovate in giro, però vi ho detto andatevi a vedere il trailer su YouTube e noterete già la qualità del trailer e già capirete che ci troviamo di fronte a un'opera che potrebbe essere benissimo distribuita ovunque, specialmente all'estero, dove potrebbe avere un successo notevole al dispetto appunto dei mezzi. Non dico che incasserebbe come Avengers chiaramente, però potrebbe portare a casa i suoi soldini. Quindi se come sembra forse andrà in porto questa distribuzione finalmente del film, sarò contentissimo per Federico. Se non andrà in porto sarò contento per Federico uguale, perché comunque ha girato un film che è una bomba e continua a girare dei cortometraggi che restano tra i più interessanti che ho visto negli ultimi 2 o 3 anni, e vi assicuro che negli ultimi 3 anni di cortometraggi ne avrò visti minimo 2 o 3 mila, e lui rimane fra i migliori 50 sempre, sempre e comunque. Quindi considerate che ho visto anche cortometraggi che costati 30-40 mila euro e lo Sfascia riesce sempre a infilarsi dentro, e non a caso l'ho premiato anche a un festival. È un personaggio che merita e che andrebbe sicuramente foraggiato da questi produttori italiani, che invece di dare soldi ai soliti youtuber cazzoni come me, li dovrebbero dare in realtà a chi già sa girare un film e ha già dimostrato di poter tenere una troupe e fare qualcosa di interessante con pochissimo. Quindi grande Sfascia, grande RQ. Prossima volta parleremo davvero di Chismi Lorena dei Licaoni. E con Sfascia ospite, se le soglie di venire, ma sai, Fede non ha voglia di fare un cazzo, è peggio di me, quindi può darsi che lo Sfascia riesca a convincerlo ad essere ospite. L'altro anno mi pare bene il FIPI, quindi ci doveva essere, invece quest'anno non c'è, perché non è neanche in concorso, non credo abbia fatto qualcosa. Resta il fatto che è una persona simpaticissima, un regista dotatissimo e che ha dalla sua anche una modestia molto particolare, come ce l'ha Daniele. Quindi queste persone sono persone che vanno tirate su e vanno cercate di essere sponsorizzate il più possibile. Noi nel nostro piccolo Video Industries, oltre a sponsorizzare le nostre cazzate, e vi ricordo che dovrebbe essere uscito o uscirà a momenti il terzo cortometraggio della 7 Sim, che ho scritto, prodotto, diretto, vomitato, montato e ascellato insieme a Erpelle, e che altri che chiaramente ci hanno dato la mano e che vedrete nel Diaries del
dello stesso corto, che si chiama The Press. Quindi, che dire, continuate a seguirci, cercate di essere un po' di più, se avete voglia iscrivetevi, trovate il modulo poi sul sito Facebook e tutto il resto, iscrivetevi perché oltre a dare 10 euro di merda a noi, che sono comunque 10 euro per 1000 persone, sono tanti, ci danno la possibilità di non girare sempre come l'ultimo abbiamo fatto, come Agape o come quell'altro, tutto quello che abbiamo girato con costo meno zero, cioè a rimessa meno 300 tutte le volte, di darci la possibilità magari di poter dire to, posso affittare una macchina che mi serve per fare un corto, non devo utilizzare quella di mia macchina, non ci conviene una sega in bocca per fare queste piccole cose, ed anche per essere parte comunque di un gruppo su Facebook e di un gruppo lavorativo del quale chiaramente una volta iscritti potete far parte al 100%, cioè se siete attori, se siete registi, sceneggiatori e tutto, potete proporre a me, che sono direttore artistico, capita, tutto quello che avete in mano, così possiamo anche cercare di collaborare non solo noi col Pellegrino, con Antonio, altri, ma se siete registi di Napoli, Puglia, non ci interessa, a noi basta che siate persone che fanno questo per puro piacere e non per puri soldi. I soldi si arrivano bene, ma dovete farlo per il puro piacere di fare queste cose, e noi ci teniamo particolarmente, anche perché facciamo tutte queste cose che vedete in realtà per puro piacere, perché nessuno ci dà un cazzo di nulla di euro. Quindi un ringraziamento un'altra volta al Pellegrino che è venuto fin qua giù a Livorno a girare questo video del cazzo, un'altra volta un ringraziamento al Pellegrino per essere stato il mio braccio destro nel girare il cortometraggio, perché ha fatto l'operatore di macchina, mi ha aiutato col sonoro, col montaggio, quindi al di là poi di dover ringraziare anche Martin, Eleonora, Denise, Edo e tutti gli altri che hanno partecipato al corto, lo faccio anche in questo video, così perlomeno si guarda un po', di spingere un po' questa serie Seven Sin, che avrà altri 4 episodi ancora girati da registi diversi, ed abbiamo in mente un 2-3 piccoli corti da inserire per far capire ancora meglio la serie Seven Sin fuori dalla serie dei 7 corti programmati, ma che, visto che a noi le idee non ci mancano, ma ci mancano altri soldi, cercheremo di fare al più presto senza un euro. Poi se il nostro presidente deciderà di trovarci anche Dubaini, saremo più felici. Ringraziamo in special modo il vicepresidente Filippo Scarparo, che purtroppo non può essere presente perché in questi giorni sta lavorando fuori Livorno, e il mio socio qui nella biblioteca Videodromo. Quindi, che sia chiaro, Federico Frusciante esiste perché esiste questa videoteca, se non esisteva questa videoteca non esisteva Federico Frusciante, perché è nato tutto qua dentro. Quindi il ringraziamento a Filippo è triplo, perché in realtà l'ha aperta lui con me, quindi se non ci fosse stato anche lui a aprire la videoteca io non l'avrei potuto aprire, quindi Federico Frusciante non sarebbe potuto esistere, così come le video di Mindrusis, così come questo biglietto di merda. Grazie a tutti, arrivederci, grazie.